L'introduzione degli organismi geneticamente modificati nel settore agroalimentare ha fatto scaturire su molti fronti un forte dibattito a livello globale e locale. Una problematica che riguarda tutti, soprattutto in relazione alla protezione della natura e della salute, con conseguenti implicazioni economiche e sociali. A tal proposito, Rebecca Legovic ha incontrato in regione esponenti di spicco nella lotta contro gli OGM. La problematica, le applicazioni e le speculazioni sull'utilizzo degli OGM sempre più spesso divengono temi per dibattiti pubblici e non. Molti dei governi si sono schierati a favore di questi prodotti nonostante le continue segnalazioni dal mondo scientifico sulla loro pericolosità. Un argomento scomodo perché in diretto contrasto con gli interessi delle corporazioni mondiali dell'industria alimentare e farmaceutica. A tal proposito abbiamo incontrato a Lubiana Nikola Aleksic, il direttore del movimento ecologista della città di Novi Sad. È sicuramente uno dei più agguerriti rappresentanti europei alla lotta contro gli OGM. Proprio per tale motivo è stato più volte perseguitato dalle forze dell'ordine per aver parlato apertamente nei media e in pubblico del pericolo e dei rischi derivanti dal consumo di tali prodotti e dalle imposizioni del Codex Alimentarius. Si tratta di un registro di norme internazionali. Il Codex Alimentarius agli albori era stato pensato per il controllo e la regolamentazione della produzione e dell'industria alimentare. Nel corso dei decenni questo nobile intento si è dimostrato tutto tranne che volto alla nostra tutela, poiché ad esempio consente l'utilizzo di 7 dei 12 erbicidi più dannosi, l'ormone della crescita e tracce di antibiotici nelle carni, l'utilizzo soprattutto e solo di sementi OGM. Non può trattarsi di casualità, tutto è stato ben studiato. Inoltre, il Codex Alimentarius proibisce l'uso di erbe medicinali, la libera vendita di vitamine e minerali. Tutto ciò non tutela la nostra salute e purtroppo non si tratta di invenzioni o teorie complottiste. In tanti sono convinti che tali direttive non riguardano direttamente le loro coltivazioni. In Croazia l'Istria si è apertamente schierata contro gli OGM, ma questo orientamento non ha influenzato la decisione del governo croato che il 29 marzo 2012 ha aperto le porte al grano, alla soia, alla barbabietola da zucchero e al cotone tutti targati Monsanto, Bayer, Pioneer. La vicenda diventa ancora più curiosa poiché tale decisione è stata presa senza che i cittadini ne fossero al corrente ed i media, da ottimi complici, non si sono assolutamente occupati del caso. In tal modo si sono evitate le polemiche ed il governo ha potuto indisturbato obbedire alle direttive europee. La regione istriana è la prima regione croata che si è apertamente schierata contro gli OGM già nel 1998. Abbiamo preso la decisione di boicottare qualsiasi prodotto, coltivazione e sementi OGM. Spero che anche le altre regioni croate si muoveranno in questa direzione. Diamo pieno appoggio a tutte quelle associazioni che tutelano e si occupano della produzione biologica. Lottiamo per un'autonomia agroalimentare che è stata perduta nel tempo. Cerchiamo di salvaguardare i sementi autoctoni. Il nostro intento è quello di poter produrre abbastanza cibo da essere autosufficienti e non dover importare altri prodotti e materie prime. Ognuno di noi dovrebbe avere un orto. Siamo consapevoli che le leggi sono tutt'altre, però stiamo creando una rete di associazioni europee che si occupano di agricoltura biologica ed in tal modo possiamo crescere e svilupparci. I fautori degli OGM vorrebbero farci credere che è possibile far coesistere agricoltura tradizionale, biologica e OGM. È ben noto come la contaminazione delle filiere biologiche da parte degli OGM è inevitabile. Le aziende agricole, biologiche e tradizionali, per come le conosciamo oggi, rischiano di scomparire. Assolutamente si tratta di sementi molto aggressivi e faremo di tutto per far sì che sul territorio istriano ci siano associazioni atte a proteggere sementi autoctoni. In Istria tutti i prodotti autoctoni per legge non devono avere alcuna traccia di OGM e così anche il mangime per animali. Con la Slovenia stiamo realizzando un progetto volto alla tutela e revitalizzazione del boscarino, della pecora, dell'asino e della capra istriani. È fondamentale proteggere la natura e non alterarla, utilizzare le risorse che essa ci offre, rendendoci quanto più autonomi dai prodotti esterni.
Già nel 1992 si sospettava che gli OGM potessero avere effetti imprevedibili sulla salute, ma i governi hanno cercato di promuoverli comunque, affermando che non esistevano informazioni che facessero presumere differenze fra questi cibi e quelli convenzionali, nonostante le scoperte scientifiche che hanno messo in luce come i topi nutriti con mais OGM hanno dato vita ad una prole nella terza e quarta generazione ridotta di numero, di peso, nella maggior parte affetta da tumori e sterile. Il gruppo di topi alimentato con mais non modificato geneticamente si è invece riprodotto in modo corretto. Aspartame, additivi koji zaglupljuje decu, smanjuje inteligenciju deci. Si pensi che il Codex Alimentarius consente anche l'utilizzo dell'aspartame. Questo additivo impoverisce le potenzialità intellettuali dei bambini e si trova nella maggior parte di bibite, dolci e soprattutto gomme da masticare. Per non parlare poi del fluoro che troviamo nelle nostre acque potabili ed in tutti i dentifrici con la benedizione dei dentisti. Sotto la diretta pressione della Monsanto, in America è stata approvata dal Senato la legge secondo la quale non ci sarà alcuna etichettatura specifica per i cibi e le bevande OGM. Ma ad importare questi prodotti sulla lista ci sono anche tanti paesi europei. Un altro problema direttamente correlato è l'irrorazione dei nostri cieli con sostanze chimiche, che direttamente influiscono sulla qualità delle coltivazioni e della nostra salute. Il savetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Država John Holdren. Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.